La gente, benvenuti nel mio canale. Oggi, come promesso, vi porto il prodotto che ho scoperto. Anzi, credo che lo conosciamo tutti quanti, però non l'abbiamo mai usato in questa maniera, in questo modo. Allora, guardando un po' su TikTok, ho scoperto un trattamento coreano che usano a base di questo prodotto qua. Ho detto, ciao, lo provo, l'ho provato, lo sto provando dall'incirca un mesetto e mezzo, e mi ha aperto un mondo nuovo. Sono veramente soddisfatta, contentissima e non vedo l'ora di condividere con voi questo ingrediente, questo prodotto. Ta-tan! E la vasellina, ragazzi, la vasellina, cioè, sono rimasta allibita. Praticamente i coreani lo usano, lo applicano durante la notte, il giorno dopo la lasciano, cioè, il giorno dopo la lavano e hanno questa pelle. Hanno questa pelle effetto porcellana. Ho detto, ma sì, dai, lo provo, l'ho provato. Sono rimasta senza parole. Ho detto, ma perché non la uso sui capelli? Guardate i miei capelli. Guardate. Guardate che bel ricci. Questi ricci, cari miei, sono fatti con la vasellina. Con la vasellina mi fa questo riccio piccolo, ricciolino piccolino, definito, luminosi. Mi piace. Comunque, per chi non sa, la vasellina è un prodotto emolliente, idratante, lenitivo e lubrificante. Quindi, cosa fa? Fa una specie, crea questa specie di pellicola sia sul viso sia sui capelli, così non li fa perdere l'idratazione. Capite? Quindi vi farò vedere in questo video sia il mio skincare di sera, di notte. Io la vaselina la uso solamente di notte. Sia di notte il mio skincare, il mio trattamento, tutti i passaggi, sia come ho fatto a usarla sui miei capelli. Dall'ultimo trattamento, anzi dal video che ho fatto di Cantù, questa marca per i capelli ricci, che veramente lascia i capelli super boccolosi, definiti, belli, eh? Però a me non piace l'effetto che ha fatto su di me, perché sì, fa i capelli super definiti, boccolosi, ma a me non servono i boccoli perché io ho, cioè, i capelli ricci già di mio, non è che devo andare a crearmeli. L'unica cosa che fa il boccolo bello grosso, quindi va bene per le ragazze che hanno i capelli mossi, li aiuta tantissimo ad avere i capelli super boccolosi, super definiti, ma su di me mi impesantisce tantissimo i capelli, quindi li rende più schiacciati, che a me non piacciono i capelli schiacciati, quindi io la riga faccio una specie di riga laterale che non si vede per dargli la forma, boom. E invece con Cantù impesantisce talmente tanto che proprio mi si vede la riga, poi non sta bene, io ho il naso storto, quindi si vede lontano un chilometro, direi proprio di no, non mi piace questa cosa qua. Praticamente ho seguito i passaggi in cui consigliano. Allora ho detto, va bene, però questa volta assolutamente, cioè, metto il prodotto, è buono, ottimo, io credo che gli ho dato 7, ottimo prodotto. Però di non mettere tanto perché è troppo. Dunque, torniamo alla nostra vasellina. Mi dà più soddisfazione di qualsiasi prodotto che ho provato, tranne il Lola Cosmetic, perché Lola Cosmetic si usa su tutti, dalla radice fino alla punta, non impesantisce assolutamente i capelli. La stessa cosa che fa la vasellina, si tocca con questa pellicola che le dà lucidità, ma allo stesso momento non le toglie l'idratazione. Quindi sono contentissima. Vi lascio al video. Bella gente, se vi piace questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao, vi lascio al video. Eccoci, ho lavato i capelli, ho lavaggio normale, dopodiché ho usato l'aceto di mela, l'ho sciacquato e adesso ho separato metà i capelli, li ho pettinati e adesso vado ad applicare la vasellina. Ho preso un pochino di vasellina, più che altro cerco, anzi il passaggio importante è quello di cercare di scaldarla tra le mani perché si distribuisce meglio sui capelli, perché se la applichiamo a freddo non si distribuisce bene, vi dà un risultato molto pastoso. Sto registrando questa voce, la parte dove vi spiego alle 3 del mattina. Sono cotta. Scusate se ho una voce effetto trance, però veramente tardissimo.
Allora, come vi ho fatto vedere, rullo i capelli, pettino, rullo, passo il mio pettine, quel pettine classico che usavo da quando ero bambina, e poi li separo con le dita, perché a me i capelli ricci, i miei, mi piacciono voluminosi, definiti sulle punta, ma voluminosi. Quindi questo trattamento lo consiglio alle persone che vogliono un risultato come il mio. Se invece volete un risultato super boccoloso, allora vi consiglio di rullare i capelli cercando di separarli col pettine, ma non passandolo con le dita. Ok, o passandolo a ciocche piccole, rullandoli, così verrà un capello super definito, riccio ma definito, senza crespo. No, a me piace voluminoso perché l'ultima volta che ho usato Cantù, ho seguito i passaggi dei vari video che ho visto in giro e sì, mi dà i capelli super definiti, durano anche qualche giorno. Credo fino a 4-5 giorni durano veramente super boccolosi, però impesantiscono tantissimo i capelli che a me proprio non piace, a me piace il volume. Cantù lo consiglio sia alle persone che vogliono il riccio definito, sia alle ragazze che hanno o ragazzi che hanno i capelli mossi. Li rende molto più ricci, quello senza ombra di dubbio, però su di me non mi piace quell'effetto boccoloso. Assolutamente no, perché il riccio ce l'ho già di mio. Io voglio qualcosa che mi idrata, ma mantiene il mio volume. Guardate che il passaggio finale. In questo video volevo farvi un video dove ci faccio il trattamento sia per i capelli che per il viso. Ma quando ho cominciato a fare il montaggio ho scoperto che erano 25 minuti con un video montato, direi veramente troppo. E quindi niente, ho tagliato la parte skincare notturna e ho deciso di fare solo i capelli. La prossima vi farò il trattamento per il viso e vari segretucci, vari trattamenti a base di vaselina. Adesso andiamo con un po' di rock and roll per separare le ciocche. Dopodiché vado a usare il mio Crazy Color, il pigmento, per applicarlo sui miei capelli per dare quel tocco di rosso. Comunque farò un sondaggio, anche sì, vi chiedo: vi piacciono i miei capelli così o rosso fuoco, che io adoro, però non lo so, sono indecisa. Contentissima dal risultato. Bella gente, spero che vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti. Contentissima dal risultato. Ciao.